per questa gioia che ci dona un Dio pietoso. Oh, mio figlio, oh, vivo! Taci! Purtroppo la tua corona ne cerca te persegue. Sconcia asilo per noi, padre del mondo. Ho cercato mio figlio e t'ho creduto morto. Andiamo, padre, e bacio queste mani sante. Suo figlio re. Thank you.
Thank you.
ancora senti il suo profumo è nell'aria e nell'anima e perdi a divino bellezza meraviglia io soffro padre soffro no no stringiti a me Liu parlagli tu qui salvezza non c'è prendi nella tua mano la sua mano signore andiamo lontano la vita c'è laggiù questa è la vita padre la vita c'è laggiù io soffro padre soffro qui salvezza non c'è padre qui soffro
vicino, gola nera d'un casino. Son più chiare che gli enigmi di Turandot. Ferro, bronzo, burro, roccia, l'ostinata qua capoccia. Son ben puri che gli enigmi di Turandot. Dunque passa l'usta a tutti, barca i monti, taglia e snobale. Sta alla larga, taglia gli enigmi di Turandot. Signore, ascolta.
piangere di lui. Se in un lontano giorno io ho morito per quel sorriso dolce mia fanciulla s'ascolta. Per l'ordine
perde quel seppellimento. Io preparo le nozze ed io le esequie. Le rosse lanterne di festa, le bianche lanterne di lutto, incensi e le offerte, incensi e le offerte, monete di carta donate, preparantino scarlante ben fatto, i monti che cantano, i monti che gemono, e tutto quanto il resto secondo vuole il vino, minuzioso, minuzioso, infinito. O chino che or sussue dietro secoli inquieta, come dormivi lieta, gonfia dei tuoi 70.000 secoli. Laggiù
mozza garrita, con gli orecchini come campanelle. Amore chiese fu decapitato, e il mare regge gli uccisi, 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 uccisi. E il corpo andare con gli sicuri,
tuo bacio scioglierò il silenzio e qui addio. Non sai, ignorano il mio nome. Sono il
è che la giovine che io sera parlavano con te lasciate conosco il segreto dove li avete colti principessa Thank you.
maledetto, maledetto! Vergogna, vergogna, vergogna! Sia messa alla tortura! Alla tortura! Vergogna! Alla tortura! Morta, oh, torrendo, e smi-
bontà. Oblio dolcezza. Ma camminiamo insieme un'altra volta. Così con la tua mano nella mia mano. Dove vai, ben so, ed io ti seguirò. Per posare a te vicino nella notte che non ha. Il vento.
fiore ti respiro, i seri tuoi di giglio, a tremare sul mio petto. Ecco vincere!
è stata a lungo attiva al Teatro di San Carlo nel coro, e poi perché tra l'altro è napoletana e si è diplomata in pianoforte e in canto a San Pietro Maiella, e anche perché da alcuni anni è una Turandot che gira con questo suo personaggio i teatri più importanti di tutto il mondo. Basterebbe citare il Grand Théâtre di Ginevra nel 96 e poi soprattutto direi per la notorietà che ha avuto la edizione del capolavoro di Puccini di Pechino nel 98, La città proibita con Zubin Mehta, che poi è arrivata anche al Comunale di Firenze con la regia di Zhang Zhimou. Dunque questa presenza della Casolla a Napoli era per quelli, e sono i più, sono i molti, che ascoltano l'opera prima ancora di vederla come spettacolo. Noi fino adesso ci siamo soffermati sulla regia di Hockney, anche perché mi sembrava giusto risarcire i radioascoltatori del fatto che non potessero poi vedere quello che era lo spettacolo, e dunque come ho potuto ho cercato di raccontarglielo, ma appunto la parte vocale era compito, arduo compito, perché è parte davvero impervia e gelida in questa sua fissità della regina Turandot, era di Giovanna Casolla. E appunto con Giovanna Casolla ho parlato alla fine dell'opera. Alla fine di questa Turandot, alla fine di stasera, mi è sembrato di vederla molto emozionata al momento di ringraziamento. Sono molto emozionata perché tutti sanno che manco da tanti anni qui al Teatro San Carlo, e ovviamente c'era un'enorme emozione. Sono stata più emozionata qui che quando ho cantato a Pechino o altrove. È stato bello ritornare qui al San Carlo, dove lei, se non sbaglio, cantava molti, molti anni fa. Non sì, moltissime, insomma. È stato bello ritornare a San Carlo perché io qui sono cresciuta nel coro. Io sono entrata che avevo 18 anni e praticamente ci sono stata per circa 10 anni. Dopo sono andata via e ho iniziato la carriera da solista. Brillante carriera di solista, diciamo. Non ci lamentiamo. E praticamente adesso il mio ritorno dopo 16 anni era molto atteso da parte di amici, e quindi però mi aspettavano anche tanti al varco. Questo mi rendeva un pochino nervosa, perché si sa era la curiosità, più che voglio pensare alla curiosità da parte di alcuni, sentirmi dopo tanti anni vocalmente come io potevo rendere tutto qui. Lei ha cantato tante Turandot e stasera questa con la regia di David Hockney. Sì. Come si è trovata con questa messa in scena, con questo segno così anche importante, anche dal punto di vista, ad esempio, del colore, oltre che delle scene, con questo lavoro? Io mi sono trovata benissimo, devo dire, in un contesto bello visivamente. Poi me l'hanno detto i miei figli che erano giù in sala, perché io dal palcoscenico non posso ammirare tutto ciò che è il colore, il cambiamento dei colori, delle luci, però mi hanno detto che è molto bello. Io un pochino ho intravisto durante le prove dal monitor una scena proprio degli enigmi al secondo atto prima di uscire, ed era molto bella visivamente, un poco difficile da praticarlo perché era un pochino sulla discesa, ma è andato tutto bene. Il suo personaggio è cattivissima, questa principessa, davvero così cattiva? No, non è cattivo, io non credo di aver dato questa impressione. È una più che cattiva, no, capricciosa, vuole vendicarsi di questa Ava, ma era tutta una cosa che si era fatta lei nella sua mente. Però è fragile come tutte le donne, perché lei si innamora di Calaf, non poteva con un bacio Calaf sciogliere questo ghiaccio. Innanzitutto è una donna fragile, io penso, molto più di Liu, perché Liu ha il coraggio di ammazzarsi, cosa che non fa la Turandot, che lei manda a morte, ma non avrebbe mai il coraggio di uccidersi. Quindi una persona molto fragile, e anche quando Liu le parla di questo amore prima di immolarsi, la tocca, e quindi tocca le corde del cuore, perché dice come questa è capace di uccidersi per amore. Già lei già vacilla a quel punto lì ed è già innamorata di Calaf, assolutamente. Senta, scusi, un'ultima battuta. Che consiglio darebbe alle artiste del coro di oggi che vorrebbero, non solo il coro del San Carlo, ma di qualunque teatro lirico, che vorrebbero intraprendere una carriera da solista? Conviene fare questo passo fatale, e quale consiglio da loro? Quando ci sono le qualità conviene sempre, io penso, e essere molto severi con se stessi e misurarsi nei posti più difficili. Io quando sono partita di qua, il primo concorso lo feci a Parma,
perché no, dovevo dimostrare innanzitutto a me stessa se ne valeva la pena. Io non avevo né tempo né denaro allora, perché avevo 3 figli e il posto mi serviva qui nel coro. E allora mi diedi 3 anni di tempo per vedere se fossi riuscita a fare qualcosa. Invece ripresi gli studi nel 75, fine 75, ottobre, e nel 77 debuttavo a Spoleto. Ecco, è stato comunque un successo meritato, questo di Giovanna Cazzola, quello che ci ha detto, ed è stata anche, voglio dirlo, accolta con molto calore dal pubblico del San Carlo, con molto affetto.